Ecco qui, è iniziata anche la registrazione per colpa della nostra regia. Buongiorno, benvenuti, grazie di essere qui. Oggi parliamo di un progetto di cittadinanza attiva, o meglio dei risultati di un progetto di cittadinanza attiva che riguarda i servizi vaccinali, la carta della qualità dei servizi vaccinali. In particolare, il progetto è stato lanciato circa un anno fa, ad aprile 2021, in occasione della settimana europea dell'immunizzazione. E arriva dopo un monitoraggio che ne abbiamo condotto, un monitoraggio civico che ha riguardato centri vaccinali, ambulatori di medici, famiglie e di pediatri e che ha portato appunto alla stesura di una carta della qualità nella quale emergono dei requisiti standard che dal punto di vista civico dovrebbero connotare un'organizzazione più efficace ed efficiente dei servizi. Questo in estrema sintesi. Vi guiderò io nelle domande e nella presentazione dei dati. Oggi sono Alessandro Cossu, sono il responsabile della comunicazione di cittadinanza attiva e non vi tedio oltre perché cercheremo anche di stare non solo nei tempi, ma magari anche di chiudere un po' prima, che so che è una cosa che fa sempre piacere a tutti quelli che ci seguono. E lascio immediatamente la parola ad Annalisa Mandorino, che è la nostra segretaria generale, la segretaria generale di Cittadinanza Attiva, non prima però di aver ringraziato tutti gli ospiti che vedete qui con noi. Sono Elisabetta Alti, direttore della medicina generale dell'ASL Toscana Centro e fa parte del board della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Elena Bozzola, che è dirigente del medico dell'unità di pediatria dell'ospedale Bambino Gesù ed è segretario nazionale della SIP, appunto della Federazione Pediatri. Ancora abbiamo Antonietta Spadea, direttore della UOC Vaccinazioni dell'ASL Roma 1, che fa parte appunto del board della City, e da ultimo, con ultimo, non certo per importanza, Andrea Situ, dirigente medico dell'ufficio 5, Direzione Generale Prevenzione del Ministero della Salute. C'è anche la nostra Valeria Fava, che è la coordinatrice delle politiche del Tribunale per i diritti umani, quindi dell'area salute di Cittadinanza Attiva, e Maria Eugenia Monreale, che è la responsabile del progetto sulla carta della qualità dei servizi vaccinali. Ho concluso con questo le solite presentazioni che rubano tempo e lascio la parola ad Annalisa Mandorino. Grazie Sandro e grazie a tutti per essere qui. È un momento che dedichiamo ad un tema che ovviamente abbiamo molto a cuore e anche perché siamo, diciamo, in grado oggi di condividere con tutti voi che ci ascoltate, che lavorate con noi, alcuni dati che pensiamo particolarmente interessanti e particolarmente significativi anche per riprendere un lavoro sistematico sui temi della vaccinazione, forti però di quello che abbiamo imparato sia in termini di criticità e sia in termini di potenzialità nel periodo della pandemia. Il progetto che oggi introduciamo, diciamo, alla vostra attenzione è un progetto articolato perché parte da una survey, da un'indagine che Maria Eugenia Moreale tra qualche minuto illustrerà, ma arriva anche già a definire alcuni aspetti che noi abbiamo, col vostro aiuto, focalizzato come particolarmente importanti, particolarmente significativi rispetto ad una riqualificazione, dell'offerta di salute vaccinale e dell'offerta dei centri vaccinali, in particolare. E poi continuerà anche con degli eventi di diffusione sul territorio, perché, preannuncio, diciamo, che è un aspetto che noi abbiamo sempre molto a cuore e sottolineiamo sempre molto, che caratterizza i risultati che sono emersi da questa indagine, è l'estrema frammentazione, l'estrema disomogeneità e l'estrema disuguaglianza che sul tema dell'offerta vaccinale si può riscontrare all'interno delle nostre regioni. Un dato purtroppo al quale siamo abituati, ma che in questo caso emerge davvero con punte di intensità significative e preoccupanti. Do soltanto qualche dato pubblico relativo al sistema di prevenzione in generale, che ci aiuta ad introdurci al tema, no? Anche al tema dell'attenzione che nel nostro paese purtroppo è ancora insufficiente, nonostante ci sia uno standard anche fissato da un'intesa tra Stato e Regioni, poi confermato da un decreto legislativo per cui dovremmo spendere almeno il 5% della nostra spesa sanitaria pubblica in termini di prevenzione. Anche qui notiamo subito
subito quelle difformità a cui già alludevo tra le varie regioni, per cui ci sono regioni che purtroppo ancora oggi si fermano molto al di sotto di questo standard. La spesa che viene impiegata per la prevenzione nel nostro paese è in gran parte spesa pubblica e non sarebbe neanche tanto bassa anche in relazione agli altri paesi europei se non fosse che non giunge ad un'efficacia tale quale quella che ci aspetteremmo, come ci confermano i dati del nuovo sistema di garanzia di misurazione dei LEA che rivelano ancora, anche in questo caso, standard di raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza insufficienti in varie regioni. E un ultimo dato, giusto per introdurre un po' il contesto prima di passare nello specifico al tema dei vaccini, è dal 2000 al 2019 il numero di dipartimenti di prevenzione, me lo sono segnato, un dato ufficiale, è passato da 170 a 99. Un indice ovviamente che dimostra una rarefazione poi del tema della prevenzione e dell'organizzazione dei servizi di prevenzione nel nostro paese e sui nostri territori. Il periodo della pandemia ha messo in evidenza quanto tutti questi problemi, diciamo, fossero emergenti e urgenti. In campo, di prevenzione, vaccini e screening, ha spesso anche immotivatamente rispetto alla situazione pandemica bloccato l'offerta di servizi ai cittadini, e questo è sicuramente un dato negativo che è emerso con grande forza. Viceversa, sono emerse grandi potenzialità nella capacità anche del sistema sanitario nazionale di riorganizzarsi, per esempio nell'erogazione del vaccino Covid. Pensate ai meccanismi di prenotazione, all'informazione che è stata data in modo così capillare e accurato, alla capacità di giungere a segno, di raggiungere obiettivi numerici e quantitativi enormi, alla capacità di fare rete tra i soggetti, a cose che fino a prima della pandemia erano impensate, come il fatto di poter fare i vaccini in farmacia. Quindi un quadro del tutto nuovo, quello che è emerso dalla pandemia, che ci dà ora anche l'occasione di rilavorare, diciamo, su questi temi, che sono temi che a Cittadinanza Attiva sono sempre stati molto a cuore, con una rinnovata, diciamo, speranza sul fatto che una situazione che, come emergerà dal racconto di Maria Eugenia, è preoccupante, sia però migliorabile e migliorabile con strumenti e modalità già messe a punto. Un ultimo riferimento lo faccio al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché non contiene, come tutti sappiamo, degli investimenti diretti alla prevenzione, ma contiene una serie di misure che possono essere in qualche modo dei prerequisiti, delle soluzioni abilitanti per garantire un migliore e più efficace livello di prevenzione e, nello specifico, di prevenzione vaccinale. E cito fra tutti, perché so che è un punto che poi sarà toccato ampiamente, il tema della digitalizzazione e della interoperabilità delle informazioni e della disponibilità delle informazioni per i cittadini, che è un tema enorme di carenza in questo momento a proposito dell'offerta di salute vaccinale, ma che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe, con il capitolo dedicato proprio a questo aspetto, provare almeno in parte a risolvere o comunque a migliorare. Sono giorni per noi di forte impegno anche sul tema dei LEA, come probabilmente avrete visto. Stiamo come Cittadinanza Attiva, ma con una grandissima rete di associazioni, impegnandoci perché entrino finalmente in vigore i LEA del 2017, cosa che ci darebbe l'occasione di ampliare anche il novero dei livelli essenziali di assistenza a nuove forme di offerta nel campo della prevenzione e della prevenzione vaccinale. Ma per far questo occorre, come sapete, superare questo grosso ostacolo che è appunto l'approvazione dei LEA fermi al 2017. Quindi tutto si tiene in un ambito che è molto delicato perché ha a che fare con la promozione della salute, che ovviamente è la precondizione per garantire la salute dei cittadini di oggi e di quelli di domani. Ripasso a te la parola, Sandro, Grazie e Annalisa, grazie a grazie tutti. per l'introduzione breve ma molto efficace, anche per inquadrare in cosa oggi ci inseriremo con i dati che a brevissimo ci illustrerà Maria Eugenia Monreale. Vi ricordo appunto lei è responsabile di questo progetto e parliamo subito.
dei dati del monitoraggio e della carta della qualità dei servizi vaccinali. Maria Eugenia, a te la parola e guidaci tu nei risultati principali di questo monitoraggio. Sì, vi condivido lo schermo. Ok. Si vede? Tutto a posto? Ok. Allora, questa carta, come ha già accennato Alessandro, come nasce? Nasce da un'idea che era già matura da tempo, che è quella delle coperture ballerine che abbiamo e del fatto che molto raramente, soprattutto in alcune regioni, si riesce a raggiungere, diciamo, l'obiettivo previsto. E poi, diciamo, dal fatto che la pandemia ci ha stravolto un po', diciamo, tutte le previsioni, diciamo, che avevamo a monte. Quindi, diciamo, partiamo così, perché Cittadinanza Attiva se ne occupa, l'ha già detto Annalisa, ci occupiamo di sanità, ci occupiamo di prevenzione da tanto. Partiamo sempre, nei nostri progetti dal diritto alla prevenzione, in questo caso, ma dalla Carta Europea dei diritti del malato e dai 14 diritti che includono il diritto alla prevenzione, che è strettamente connesso con il ragionamento che facciamo oggi, ma altri diritti altrettanto connessi, che sono il diritto all'accesso, il diritto alla sicurezza, il diritto all'informazione e tanti altri che sono comunque, diciamo, anche se un po' più marginali, ma coinvolti in questo lavoro. Ce ne occupiamo da tanti anni, non solo in Italia, ma anche in Europa con la nostra rete europea di prevenzione in generale e di vaccinazioni. Sono stati di fatti diversi lavori a livello europeo sulle vaccinazioni. L'altro motivo che appunto ha scatenato l'urgenza di questo lavoro è stato l'effetto della pandemia, che ha bloccato, diciamo, ha ostacolato quantomeno il regolare svolgimento di moltissime attività sanitarie, tra cui anche le vaccinazioni. Abbiamo già sentore che nei primi mesi del 2020, cioè da quando è scoppiato il Covid, motivi di paura del contagio, operatori sanitari impegnati su un altro fronte, le coperture dell'infanzia e dell'adolescenza a metà 2020 erano già calate. D'altra parte, il Covid, appunto, come diceva Annalisa, ci ha insegnato tanto, nel senso che nell'emergenza, nell'estrema gravità, diciamo, della situazione, ci siamo dovuti arrangiare, diciamo, fra virgolette, e siamo riusciti a mettere in piedi tutta una serie di operazioni che fino a qualche mese prima erano, diciamo, lontane dalle nostre previsioni, no? C'è il tracciamento quasi in tempo reale, il convincimento della popolazione di aderire in massa alla vaccinazione e far capire con urgenza l'importanza della copertura contro il Covid. Abbiamo cominciato a utilizzare app, sistemi di prenotazione online, i certificati vaccinali ottenuti seduta stante appena terminata la vaccinazione, e soprattutto una cosa molto dibattuta in questo periodo è stata l'importanza di una comunicazione scientifica validata, seria, attendibile, e il contrasto alle fake news che hanno portato tanta, tanta disinformazione. Come è andato avanti il progetto? Ve lo racconto brevemente. Fondamentalmente parte dal nostro approccio civico a questo tipo di problematiche, che è sempre un approccio che tende a fare rete, condividere criticità, condividere buone pratiche, studiare le situazioni, mettere a fuoco i problemi, le criticità e cercare soluzioni al fine di migliorare la qualità. E fare rete significa che non dobbiamo pensare soltanto al cittadino, ma l'idea è quella di migliorare la situazione dal punto di vista qualitativo per il cittadino in primis, ma per gli operatori, per le ASL, e affinché su tutto il territorio ci sia un sistema che funziona, possibilmente non a macchia di leopardo. Brevemente, dopo una complessa analisi di scenario, pro complessa proprio perché mentre studiavamo lo scenario cambiava tutto di giorno in giorno, abbiamo fatto riferimento e costituito un tavolo di lavoro multi-stakeholder dove abbiamo, appunto, a parte il ministero che ci ha seguito e ci ha accompagnato per tutto questo lavoro, tutte le società scientifiche collegate,
dalla CITI alla SIP alla FIMG, esperti come il dottor Ieraci, come l'Università Cattolica, associazioni di pazienti nel tavolo avevamo anche i farmacisti che in qualche modo sono rimasti, fra virgolette, un po' fuori da questo discorso solo perché mentre noi lavoravamo ancora non si vaccinava in farmacia, cioè tutto questo si è evoluto dopo che noi abbiamo raccolto i dati. Noi abbiamo raccolto i dati fondamentalmente all'inizio dell'autunno, quindi quando ancora non era partita del tutto neanche la campagna antinfluenzale. Con il tavolo io ci ho messo una bella doppia freccia perché è stato uno scambio continuo per approvare gli strumenti di monitoraggio, per discutere quali erano gli indicatori da valutare. Poi abbiamo condiviso l'elaborazione dei dati e del report e la bozza, abbiamo costruito insieme la bozza della carta della qualità che vediamo stamattina. Fondamentalmente la carta come è composta? È semplice, nel senso che partendo dal monitoraggio, dal tipo di dati che avevamo raccolto e che abbiamo esaminato, sono venuti fuori sei principi fondamentali che sono quelli su cui abbiamo deciso essere le criticità più forti da risolvere. Il primo è quello di cui parlava già Annalisa, cioè una garanzia di accesso uniforme sul territorio per tutti i cittadini, perché abbiamo visto che ASL che vai. Vaccinazione che trovi, e questo sia in termini di accesso, di gratuità, di orari di apertura, di modalità, di scambio di informazioni. L'altro aspetto riguarda l'informazione, la comunicazione, la trasparenza, su cui sono venute fuori anche qui altre criticità, la formazione e l'aggiornamento degli operatori, il discorso forte della digitalizzazione e della semplificazione, su cui per certi versi siamo ancora molto indietro, le strategie per raggiungere gli obiettivi della prevenzione vaccinale e le coperture, e alla fine il discorso del miglioramento continuo, cioè tutto questo può funzionare bene, meglio, se ogni tanto ci si ferma a fare un attimo il punto della situazione e a dare, diciamo, una valutazione di quello che sta succedendo e di come i servizi funzionano. Ovviamente per ognuno di questi principi io adesso vi illustrerò i dati che li hanno, diciamo, che li hanno sostenuti, non tutti, perché poi per chi vuole c'è il report a disposizione che è online, però vi darò i principali dati, l'enunciato del principio e una traccia, diciamo, di massima delle raccomandazioni che abbiamo proposto per cercare di venire incontro ai punti delicati di questi aspetti. Allora, il primo aspetto appunto riguarda l'accesso uniforme. Allora, in qualche modo questo, il primo principio della carta, raccoglie un po' tutto il resto, perché vediamo che sulla formazione non c'è uniformità, sull'informazione non c'è uniformità, sulle buone pratiche non c'è uniformità, sul coinvolgimento di quali operatori, per cosa, non c'è uniformità. Quindi questo in qualche modo è un po' il principio dei principi, nel senso che, come vedremo, dentro a queste raccomandazioni, a questi dati, c'è anche un po' il fil rouge che poi segue gli altri punti. Perché la prima cosa che emerge, diciamo, da un quadro generale di questi dati è la mancanza di una regia coordinata tra i vari livelli organizzativi, quindi intendo nazionali, regionali e locali, che è frutto fondamentalmente, o almeno anche, di una ancora incompleta implementazione, o comunque ritardata implementazione, delle norme che in realtà già trovavamo nel piano nazionale vaccinale che abbiamo adesso, quindi quello che si chiamava 17-19, che poi è diventato 17-22. Altra criticità è appunto la disuniformità del ruolo di medici e di pediatri, medici di medicina generale e pediatri di prima scelta, perché lo sapete meglio di me, il nostro federalismo sanitario in primis, ma poi tutta questa serie di disfunzionalità fanno sì che in qualche regione, come la mia, per esempio, in Toscana, i pediatri vaccinano tutti i bambini per tutte le vaccinazioni e li seguono praticamente fino a 14 anni, fino all'HPV, mentre in altre regioni i pediatri si limitano, dove coinvolti, a somministrare l'antinfluenzale. E la stessa cosa succede, anche se meno, con i medici. Non tutti i medici aderiscono agli accordi, non sempre gli accordi sono formalizzati e quindi su questo c'è difformità.
La stessa conoscenza da parte degli operatori, degli accordi che li riguardano, sembra vacillare, nel senso che nelle stesse regioni, chiedendo a diversi medici della stessa regione se c'è l'accordo, alcuni hanno detto sì, alcuni hanno detto no, e soprattutto quando poi andiamo a chiedere, beh, va bene, se c'è questo accordo, quali vaccinazioni include, anche lì alcuni lo zoster sì, alcuni lo zoster no, alcuni solo l'antinfluenzale, eccetera, anche all'interno delle stesse regioni e delle stesse altre. Quindi c'è comunque un panorama molto variegato. La gratuità è un altro discorso, perché dai centri vaccinali, cioè, sappiamo bene come dovrebbero funzionare le cose, quindi che cosa LEA e che cosa gratuito e che cosa offerta attiva, ma di fatto poi all'interno delle risposte si rileva un'ambiguità che non si capisce se è dovuta a confusione, malinformazione o semplicemente è così cavilloso il sistema delle corti, il sistema, per cui ci si perde nell'informazione, almeno il cittadino non riesce ad avere una chiara informazione su questo. Poi c'è tutto il discorso delle anagrafi, che quindi è diciamo collegato più ai punti successivi della carta, e quindi anagrafi regionali difformi, poco informatizzate, non tutte informatizzate adeguatamente, alcune si connettono col fascicolo sanitario, da altre parti il fascicolo sanitario non c'è, tutte cose che conosciamo benissimo. Sono venuti fuori dei grossi gap sui tempi che passano nei centri tra la prenotazione e la vaccinazione. A sorpresa, anche al nord ci sono dei centri in cui si aspettano anche 90 giorni, per non dire anche più a volte, tra la prenotazione del vaccino e l'esecuzione. Poi c'è un discorso prettamente civico, nel senso che a noi interessa l'accesso, quindi la possibilità per tutti di accedere ai vaccini, anche a chi lavora, anche a chi va a scuola, anche a chi è impegnato, e ci siamo accorti, per esempio, che non è assolutamente garantito al 100% che tutti i centri, tutti i medici e tutti i pediatri offrano almeno un pomeriggio e almeno un'ora il sabato. Ora, un pomeriggio diciamo che all'80% lo riusciamo a trovare, quindi già non è questo garantito, ma il sabato è praticamente un'utopia. Nei centri vaccinali l'apertura il sabato, ci hanno detto di essere aperti il sabato 3 centri su 150, praticamente. Quindi è per il cittadino un problema grosso. Quindi il principio che abbiamo enunciato in questa Italia così divisa a puzzle, che non è neanche un puzzle regionale, ma anche aziendale, ogni individuo, indipendentemente da dove sia nato, dove vive, chi sia, possa godere di una vita libera dalle malattie prevenibili da vaccinazione. Questa è una citazione del vecchio piano, vecchio, del vigente piano, possa avere accesso gratuitamente alle vaccinazioni contenute nei LEA in modo uniforme su tutto il territorio, grazie a una governance coordinata, coerente e partecipata, che assicuri l'integrazione funzionale tra i diversi livelli nazionale, regionale e locale, a garanzia della salute collettiva. Quindi ogni individuo ha diritto per sé, ma tutto ciò viene fatto anche per la salute collettiva. E queste sono una traccia delle raccomandazioni, ovvero queste sono rivolte a tutti i livelli indistintamente, la cercare di fornire la garanzia su tutto il territorio nazionale al diritto alla prevenzione in modo omogeneo, indicare tramite il nuovo piano nazionale e i discendenti piani regionali degli standard minimi organizzativi e diciamo di performance che ci garantiscono l'applicazione uniforme su tutto il territorio, che basino gli interventi su le evidenze scientifiche, sui dati di copertura, sui dati epidemiologici, e che cerchino di ridurre le disuguaglianze dove esse si trovano. L'altro punto, appunto, ed è collegato al superamento di tutte le frammentazioni, la riduzione delle differenze, sia tra le regioni, perché è vero, abbiamo un federalismo sanitario, ma non è detto per forza che ognuna debba andare, diciamo, anarchicamente per conto proprio, bisognerebbe avere comunque delle linee di indirizzo forti, anche intraregionali e anche intraaziendali. Riguarda tutto, riguarda l'accesso, riguarda la prossimità, riguarda l'offerta, riguarda i tempi di erogazione, alla gratuità, alle procedure amministrative, alla disponibilità di risorse umane e materiali, alle tecnologie informatiche, alla gestione dei flussi, tutto il grande pacco dei servizi vaccinali.
facendo attenzione anche a quei gruppi di popolazione che sono delicati e sono fragili per motivi propri, nel senso malati cronici, malati rari, persone che spesso non possono essere vaccinate, che quindi devono sfruttare a loro vantaggio la vaccinazione della comunità, ma anche i gruppi come, non so, i detenuti, i ricoverati, le persone che sono in qualche modo impedite, diciamo, di solito ad accedere facilmente a questo tipo di servizi. E l'ultima cosa è cercare di diffondere. Noi non riusciamo a comprendere come possano esserci delle regioni virtuose su alcuni aspetti, e queste, diciamo, il cittadino non capisce se funziona bene qualcosa nella regione X, come mai non si può fare un copia e incolla, detto così in maniera un po' scherzosa, ma nel senso, perché qualcuno ci riesce e qualcuno no? Il cittadino questo spesso non riesce proprio a capirlo, quindi prendere spunto dalle innovazioni che ci ha insegnato il Covid e dalle regioni che hanno delle buone prassi per renderle, diciamo, più condivise. Il punto 2, ora ripeto, il punto 1 li raccoglie un po' tutti, quindi adesso sarò un pochino più veloce, però fondamentalmente molte delle cose già le abbiamo dette. Allora, qui si parla di informazione, comunicazione e trasparenza, e sono due, diciamo, due tipi di filoni. Uno è quello che viene raccontato al cittadino. Allora, per esempio, sui siti, non su tutti i siti di tutte le regioni si trova l'elenco dei centri vaccinali, quando ci sono, quando è presente non è completo. Abbiamo scoperto dei centri vaccinali che non risultavano neanche sui siti. Quando anche sono presenti, spesso sono i centri, ma non si sa se i medici, i pediatri, gli studi relativi molto raramente vengono riportati sui siti di ambulatori che vaccinano. Quando anche ci sono, non ci sono le modalità di prenotazione, non ci sono gli orari di apertura, a volte non si sa bene neanche quali vaccinazioni sono erogate e quali no, quindi le informazioni per i cittadini, su questo abbiamo fatto anche un esperimento, diciamo, nostro, di navigare su questi siti e di trovarne alcuni virtuosi dove magari c'è anche scritto il mezzo di trasporto e se c'è il parcheggio e altri dove invece non trovi assolutamente niente. Un altro tipo di informazione, sempre al cittadino, ma molto forte, che va garantita, è quella del consenso informato. Non ci sono ancora standardizzazioni, o meglio, ogni regione dice e fa per conto suo. È rarissimo che il consenso venga consegnato prima, cosa che invece, per esempio, adesso col Covid tutti quanti ci prenotiamo e automaticamente ci arriva il consenso informato, l'informativa sul vaccino, tutti gli effetti collaterali, la scheda anamnestica. Ecco, con le vaccinazioni di routine tutto questo non succede. Ci sono delle regioni che ci hanno detto noi, o delle ASL che ci hanno detto noi, il consenso informato non lo utilizziamo. Lo stesso certificato di vaccinazione. Quindi ufficiosamente le informazioni, io ho messo due cartelli vuoti perché sembra che qualcosa ci sia, i siti ci sono, i contenitori ci sono, però dentro poi l'informazione chiave in realtà manca. Quindi il principio ci chiede che cittadini e operatori hanno il diritto ad accesso a chiare, trasparenti e tempestive informazioni sulle vaccinazioni. Piccolo inciso, gli operatori perché? Perché come dicevamo prima, anche gli operatori a volte sembrano sguarniti di alcune delle informazioni che gli servirebbero. Tempestive informazioni sulle vaccinazioni disponibili, sui relativi dati e regolamenti. È necessario potenziare, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, una cultura sulla prevenzione condivisa, basata su informazione scientificamente validata che consente ai cittadini di effettuare scelte consapevoli e agli operatori di svolgere in modo coerente i propri compiti e funzioni. Che cosa raccomandiamo? Fondamentalmente raccomandiamo un principio un po' a cascata, cioè vorremmo che dal livello nazionale partissero diciamo, delle sorte di linee guida, dei sistemi, delle procedure, delle formule affinché la trasmissione dei dati e delle informazioni sia fluida, sia trasparente, sia corretta e trovi dei luoghi, dei canali istituzionali specifici di riferimento al cittadino dove sappiamo di trovare delle informazioni chiare e diciamo certe piuttosto che affidarsi al fai da te, alla rete e ad altri
e ad altri strumenti che poi portano, diciamo, alla conseguenza di una cattiva informazione. A cascata, ovviamente, se il livello nazionale è in grado di dare delle linee di indirizzo, di individuare dei canali per questo, poi si chiede ai livelli successivi, quindi regionale e aziendale, di adottare e diffondere le campagne nazionali, di adottare gli stessi criteri di trasparenza e di scientificità per le invece informazioni a livello territoriale, di diffondere le normative regionali, aziendali in vigore, quindi l'accordo regionale è previsto, non è previsto, se e con chi, cosa fanno i medici, cosa fanno i pediatri, se le farmacie vaccinano e per cosa, delle informazioni che sono a carattere regionale e locale, garantire al cittadino di accedere alle proprie informazioni vaccinali, quindi secondo me l'ottenimento immediato del certificato vaccinale post vaccinazione deve essere un must, non una cosa facoltativa, e l'altro livello, diciamo, di informazione dovrebbe riguardare i criteri di approvvigionamento e di distribuzione poi delle dosi vaccinali. Qui ci siamo raccomandati anche al cittadino, nel senso che in quanto cittadini rivendichiamo, diciamo, i nostri diritti, ma riconosciamo anche quelli che sono i nostri doveri, e riteniamo che un cittadino, diciamo, consapevole e attivo deve essere in grado di accogliere le indicazioni dei canali ufficiali, di affidarsi alla competenza dei professionisti di riferimento, di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per fare sì che poi la sua cartella sanitaria sia sempre aggiornata e sia funzionale. Quindi se non glielo danno richiede il certificato, se non glielo fanno leggere chiede di leggere il consenso informato, fornisce ai propri medici le informazioni necessarie per tenere aggiornati questi strumenti, insomma anche il cittadino deve darsi da fare. Allora, veniamo al campo della formazione. Qui ovviamente abbiamo soprattutto l'esigenza degli operatori. Cosa è uscito fuori? È uscito fuori intanto chiedendo, diciamo, sulla formazione fatta fino ad oggi, che vengono dichiarate tempistiche, argomenti e cadenze della formazione completamente diverse anche dentro la stessa ASL, tra coloro che ci dicono comunque non c'è una tempistica predefinita, è l'azienda che detta i tempi e le cadenze. Anche lì poi, quando gli vai a chiedere la cadenza sembra casuale. Ora io qui vi ho messo una tabella che ha carattere nazionale, cioè che riguarda tutti i centri, tutti i pediatri, tutti i medici intervistati, ma vi garantisco che le frammentazioni poi sono anche all'interno delle stesse ASL, e quindi vedete che diciamo il grosso della formazione è annuale, ma spesso si va anche nel biennale. Solo i pediatri fanno abbastanza, dichiarano di fare abbastanza formazione ogni 6 mesi, quindi abbastanza aggiornati, ma ci sono molti che si riversano in un'altra categoria che non è né annuale né biennale, sono pochissimi casi di trimestrale, quindi diciamo una formazione, ma soprattutto sono tanti che ci hanno scritto quando capita, non c'è una regola, una tantum, a volte sì, a volte no, dipende. C'è anche qualcuno che ci ha scritto che non ha mai fatto corsi di formazione, quindi diciamo che è una situazione abbastanza variegata, e gli operatori hanno comunque segnalato delle esigenze, soprattutto su 3 cose fondamentalmente: tipologie e caratteristiche dei vaccini e gestione delle reazioni avverse. Queste sono le 2 più gettonate sia dai medici e dai pediatri in quest'ordine, dai centri vaccinali nell'ordine inverso, quindi i centri vaccinali hanno chiesto più gestione delle reazioni avverse e un po' meno la tipologia delle caratteristiche dei vaccini. Dopodiché, al terzo posto, come argomento, diciamo, richiesto da tutti, ci sono gli aspetti relazionali, quindi la cura della relazione con l'utenza. Questo è il principio. A tutto il personale sanitario va garantita una formazione di base relativamente alla vaccinologia, alle strategie vaccinali in essere, a partire da corsi dedicati a livello universitario. Cioè, secondo noi, una informazione di base deve partire già a livello universitario. A coloro che poi sono impegnati in prima persona nei percorsi vaccinali va garantito un aggiornamento continuo, soprattutto al momento dell'inserimento
un calendario di nuovi vaccini con programmi che includano anche le capacità di comunicazione e interazione con l'utenza. Questo perché, diciamo, l'abbiamo aggiunto perché oltre a sentirlo come cittadini, che a volte non c'è tutta questa informazione, ma ce l'hanno chiesto loro, cioè ce l'hanno segnalato loro che gli aspetti relazionali sono, a volte sono sacrificati. Questo anche in un'altra domanda in cui gli chiedevamo quali erano proprio le attività che loro sentivano di fare in fretta e furia e che richiederebbero un tempo maggiore, ritornava anche lì l'aspetto della comunicazione e della relazione umana. Qui ovviamente le raccomandazioni sono anche qui un po' a cascata dal livello nazionale, che possa partire la produzione di moduli formativi, formazione a distanza, training online, tutti gli strumenti ritenuti utili sulla scorta dell'esperienza che abbiamo fatto col Covid, perché sapete che sono stati fatti per esempio dei corsi dall'Istituto Superiore di Sanità per la vaccinazione Covid quando è stata aperta, diciamo, da altri soggetti come le farmacie, ma non solo le farmacie. Quindi forse una forma di, come si dice, di formazione gestita a livello già centrale, in modo che poi sia coerente a cascata nella discesa, per renderla al solito omogenea e coerente su tutto il territorio, e che preveda degli standard basici abilitanti, cioè che ci sia comunque un livello minimo senza il quale, diciamo, non si procede. Che venga dedicata un'attenzione particolare appunto sulle procedure di sicurezza, perché richieste dagli operatori stessi, quindi prevenzione dei rischi, gestione delle reazioni avverse, conservazione dei vaccini e quant'altro, e tutti questi aspetti di formazione tengono anche conto degli aspetti relazionali. A cascata, il livello regionale e quello aziendale dovrebbero accogliere, recepire, attuare con frequenza regolare i programmi formativi previsti e garantire degli standard minimi a tutti i soggetti con cui si fanno gli accordi. Quindi è chiaro che se non mi affido ai pediatri per le vaccinazioni dell'infanzia, no, ma se mi affido invece è bene che i corsi vengano seguiti da così farmacisti piuttosto che altri operatori, reparti ospedalieri e quant'altro. Il discorso della digitalizzazione e della semplificazione è immenso, perché abbiamo veramente su questo una frammentazione assolutamente totale, partendo dal punto di vista del cittadino. Prenotare online, che per il Covid adesso è diventata la prassi e che ha, diciamo, si è rivelata anche un'ottima pratica, perché praticamente non c'è bisogno di far fila, eccetera, uno si presenta al momento della vaccinazione avendo già fatto tutti i suoi passaggi. E invece abbiamo visto dai dati che il centro vaccinale raccoglie le prenotazioni e l'82% sono telefoniche, poi seguire il CUP, le mail, eccetera, la prenotazione online è praticamente inesistente. L'altro aspetto delicato e forte riguarda la registrazione e trasmissione dei dati, quindi qui si apre tutto il discorso delle anagrafi vaccinali regionali, che sono difformi, l'abbiamo già detto, della presenza, non presenza, attivazione, non attivazione, e quando anche attivo, dell'accesso da parte degli operatori, da parte dei cittadini, al fascicolo sanitario elettronico. I gestionali utilizzati da medici e pediatri spesso ci dicono loro stessi che non gli consentono di individuare facilmente i target, o almeno non per tutte le vaccinazioni, e quando anche riescono a individuarli poi hanno il problema di mandargli messaggi, scrivere, e non sempre queste cose sono previste dal gestionale, quindi catturare il target e contattarlo, e su questo ci dicono loro di dover perdere, spendere un sacco di tempo, spesso rinunciare perché non hanno personale aggiuntivo per far questo. E arrivo all'ultimo dato, che è quello che ci ha lasciato più perplessi, essendo nel 2022, c'è ancora qualcuno che consegna i propri dati vaccinali alla ASL in modo cartaceo, cioè escono dallo studio e vanno a portare. Poi ci sono moduli Excel mandati via mail, insomma ancora il grado di digitalizzazione è assolutamente arretrato in certe aree del paese. Quindi cosa raccomandiamo? Diciamo che urge completare in tempi certi il processo di digitalizzazione dei servizi per ciò che riguarda la registrazione, la condivisione e la trasmissione dei dati vaccinali, con priorità sulla realizzazione del sistema dell'anagrafia vaccinale nazionale, che deve arrivare a funzionare a pieno regime e non a saltelli,
e quindi di tutte le infrastrutture regionali e aziendali ad essa connessa, superando i gap ancora esistenti nello scambio di informazioni tra diversi livelli e garantendo l'interoperabilità con altre piattaforme, in primis il fascicolo. Questo è il principio e le raccomandazioni, anche qui, ora io non ho messo le freccette perché ognuno deve fare un po' il suo ruolo, ma anche qui ci vedo un livello un po' a cascata, perché fondamentalmente le anagrafi vaccinali regionali vengono gestite dalle regioni, quindi cosa può fare il livello nazionale? Può spingere, monitorare l'attuazione delle anagrafi regionali, in qualche modo valutare il grado di avanzamento, sono stati stanziati anche dei fondi per queste anagrafi, verificare che rispondano ai requisiti, verificare che diciamo, siano interoperabili e che funzionino come specificato dalla normativa, che venga implementato, si acceleri sull'implementazione del fascicolo sanitario elettronico 2.0 cosiddetto, e non solo che venga diciamo, realizzato, ma che venga poi utilizzato, attivato, utilizzato da parte delle regioni, delle ASL, che i cittadini riescano ad accedervi, che venga rispettato il set minimo di dati previsto e appunto le specifiche di interoperabilità e che vengano diciamo, estese alle altre vaccinazioni tutti quei portali adesso esistenti di prenotazione online che sono stati fatti per il Covid e che potrebbero tranquillamente funzionare nello stesso modo anche per le altre vaccinazioni, che quindi consentano non solo di prenotare, scegliere il giorno e il posto, di disdire, scaricare la modulistica, quindi arrivare già col consenso informato, letto e firmato, non solo firmato. Ricevere il remind dall'SMS e quant'altro. Quindi il livello nazionale dovrebbe monitorare, il livello regionale deve realizzare e monitorare a sua volta che le piattaforme che vengono invece fornite dalle aziende agli operatori e alle ASL, ai centri vaccinali siano interoperabili e prevedano anche le forme facilitanti di prenotazione online. È questo è il punto strategico, nel senso Perdonami che Maria Eugenia, ti potrei dimmi. chiedere solo di accelerare un po' Sì, perché. abbiamo finito, siamo alla Grazie. fine. La fondamentale difficoltà che abbiamo chiesto, che ci hanno detto gli operatori, soprattutto i medici e i pediatri, che hanno quindi un rapporto diretto e di fiducia con le persone, è che non spesso, ma sono più del 50-60% nel caso dei medici, motivare le persone e convincerle a vaccinare. Quindi comunque anche col rapporto di fiducia anche dal proprio medico non siamo così avvezzi a farci convincere. Lamentano carenza di dotazione, lamentano criticità di approvvigionamento delle dosi necessarie e diciamo, spesso non è chiaro agli operatori stessi, quali siano le strategie che l'ASL e le regioni mettono in atto a contrasto dell'esitazione. A volte abbiamo trovato soltanto campagne per l'antinfluenzale, però e si fermano lì, quindi non dappertutto si fa il possibile. Questo è quello che è venuto fuori, ovviamente, poi ce ne sono moltissime altre di difficoltà per il raggiungimento delle coperture che però non sono emerse dai dati del monitoraggio. Qui quello che si chiede fondamentalmente è potenziare una regia forte, coerente, centralizzata, ma appunto a cascata tra i vari livelli che garantiscono l'implementazione omogenea del piano, delle linee di indirizzo, delle azioni strategiche, degli standard condivisi e degli obiettivi prestabiliti per le coperture. Non lo chiede solo l'Italia, ce lo chiede diciamo, anche l'Europa. E come? E qui questo diciamo, è il cuore del dibattito forse che faremo un po' a seguito, cioè si parte dal discorso dell'aggiornamento delle griglie LEA, degli indicatori LEA, in modo che si possa va valutare la prestazione delle regioni anche su altri tipi di vaccinazione, per esempio le raccomandate, pubblicare le coperture, arriviamoci, di tutte le vaccinazioni, anche quelle degli adulti raccomandate. Regolarsi con buone pratiche, per esempio l'anno in cui abbiamo fatto prima la circolare sull'antinfluenzale e gli approvvigionamenti sono partiti prima, le cose hanno funzionato molto meglio, no? Che quando invece la circolare partiva più tardi. Quindi ripetiamo le buone pratiche che permettono un approvvigionamento più tempestivo,
Inviamo frequentemente i dati di copertura, almeno finché l'anagrafe vaccinale non è compresa, non è completa, non funziona regolarmente, perché solo una volta all'anno? Forse per alcune cose non sarebbe più utile riceverle un po' più spesso. Ai livelli regionali, di includere, di improntare i modelli alla prossimità, quindi che si possa vaccinare nei reparti, nelle scuole, nell'RSA, per il Covid è già successo, che vengono aggiunte le vaccinazioni a PDTA, PAI, che si possa anche valutare tra gli obiettivi dei direttori generali anche le coperture vaccinali raggiunte e che si incida di più sulle procedure di chiamata attiva. La stessa cosa praticamente viene chiesta poi a livello locale, in cui gli operatori coinvolti applichino la cosiddetta medicina d'iniziativa, ovvero appunto si sforzano di fare chiamata attiva, operazioni di convincimento. Il cittadino, oltre al suo diritto di accesso, ha il dovere civico di contribuire anche lui al raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica. Secondo noi questo è importante. L'ultima cosa su cui non abbiamo dati, quindi abbiamo soltanto il principio, perché? Perché questo è l'ultimo punto, e quindi quello che riguarda il trovare delle formule di valutazione della qualità e di miglioramento continuo della qualità, quindi forme di audit, tipo qui sponsorizziamo la CIVO di cittadinanza attiva, o se no la customer satisfaction, comunque delle forme di valutazione che permettono al servizio di valutare se stesso. Quindi che sia improntato al miglioramento continuo, alla valutazione della qualità, dell'accessibilità e dell'organizzazione del servizio, monitorando gli esiti delle strategie attuate in termini di salute collettiva e sostenibilità del sistema, con formule di valutazione che siano anche partecipate con il coinvolgimento dei cittadini e dei pazienti. Le raccomandazioni qui sono abbastanza ovvie, cioè si tratta di stabilire a livello nazionale gli obiettivi e gli standard di qualità, ma non tanto perché non ci sono, ma perché a volte si fa con fatica l'operazione di aggiornarli spesso, quindi cambiano diciamo, le esigenze, no? I dati epidemiologici e le priorità, quindi dovrebbero essere aggiornati spesso sia gli obiettivi che la griglia di monitoraggio dei LEA. A livello regionale stessa cosa. Quindi in base al territorio cerchiamo di trovare gli indicatori adatti e cercare di fornirsi un sistema di valutazione che garantisca anche, che valuti anche l'uniformità di accesso e a livello aziendale di conseguenza. Quindi anche qui strumenti di valutazione, la possibilità di fare un monitoraggio annuale della qualità, quindi rivolgendosi proprio agli utenti per valutare in modo partecipato quanto il servizio funzioni o meno sul territorio. Grazie, sono andata un po' lunga, ma è difficile, è un argomento troppo vasto per. Allora, passiamo subito alla parte della discussione, perché sono molti appunti rilievi, ma anche suggerimenti che escono da questo lavoro, su cui appunto ci piacerebbe sentire anche l'opinione dei diretti interessati. In particolar modo inizierei dalla dottoressa Alti e dalla dottoressa Bozzola, in quanto appunto medici di famiglia e pediatri di libera scelta, che hanno un ruolo importantissimo nelle coperture vaccinali. Le domande, alcune sono in comune, quindi ve ne faccio una, vi prego di rispondere a entrambi. Riguarda prevalentemente gli accordi regionali con le vostre categorie. Abbiamo notato che questi accordi regionali rappresentano una buona soluzione per raggiungere le coperture vaccinali desiderate. Però altrettanto vero che non ci sia un'adesione e una copertura omogenea sul territorio. A vostro parere, quali potrebbero essere i modi per incentivare questa adesione, che resta comunque, appunto, diciamolo, libera e autonoma da parte dei singoli professionisti? Allora, Prego. se posso, Sì, certo. comincio io da parte dei medici di medicina generale. In realtà la prevenzione è un compito, per quanto riguarda la gestione della salute del paziente, quindi rientra proprio, nelle attività e nei compiti assegnati, dallo Stato al medico di medicina generale. Perché questo in realtà non si attua a livello nazionale su tutto il territorio in modo uniforme? Sicuramente, come Stato, e mi complimento,
assolutamente evidenziato da questo lavoro, manca un'uniformità, ma anche, mi permetto di dire, una gestione di intenti che sia condivisa, perché questo è forse il primo movens. Avere l'obiettivo di fare non solo la campagna anti-influenzale, ma anche una campagna di copertura vaccinale per tutti, per esempio, gli affetti da malattie croniche, cosa che invece non viene fatta. Quindi richiamare attivamente tutte queste persone e farlo con un obiettivo e una campagna decisa a livello nazionale. A livello territoriale è stato evidenziato in modo, oserei dire, proprio evidente e molto chiaro come i 21 sistemi sanitari regionali in realtà siano un ostacolo a portare avanti una campagna che sia equa e gratuita per tutti, perché l'obiettivo è il cittadino, non è la realizzazione della campagna, e quindi il cittadino siciliano deve avere gli stessi diritti del cittadino veneto, del cittadino toscano, del cittadino emiliano. Venendo quindi agli operatori, in realtà il medico di medicina generale, a seconda degli accordi, non è vero che è libero di decidere. Ci sono accordi che danno, a livello di contrattazione, accordi regionali che permettono l'adesione. Nella mia regione, per esempio, l'adesione è obbligatoria. L'adesione alla campagna vaccinale è obbligatoria. Quindi non è che uno può scegliere di vaccinare o non vaccinare. Occorre anche vedere però qual è in realtà l'organizzazione che soggiace alla possibilità per la medicina generale di vaccinare, cioè la disponibilità del vaccino, la distribuzione del vaccino e l'inserimento del dato vaccinale all'interno di quelle che sono le anagrafi vaccinali, cioè la consultazione dell'anagrafe vaccinale, ove questa esista, perché come è stato anche notato, ci sono delle regioni dove ancora questo sistema non è implementato. Venendo rapidamente, e anche questo mi scuso per la brevità dell'esposizione che meriterebbe sicuramente chissà quanto tempo, ma sicuramente il rapporto di fiducia che porta alla continuità del rapporto, e quindi se io non sono capace, se per me non è possibile in questo momento vaccinarti, ti posso vaccinare fra un mese, oppure se tu non sei adempiente perché sei esitante, magari fra 6 mesi riesco a convincerti o a motivarti. Quindi rapporto di fiducia che porta alla continuità, la prossimità che dà anche l'accessibilità deve però essere supportata dalla possibilità di avere il vaccino, dalla possibilità di averlo distribuito in modo semplice, in modo efficace. Qui per esempio noi in Toscana lo prendiamo alla farmacia territoriale, quella vicina di scelta, e già questo per esempio è un aiuto. Prima si parlava della possibilità di fissare l'appuntamento, è chiaro che se io ho disponibile il vaccino posso anche, come è stato fatto alcune sperimentazioni, penso a quella di Pisa per esempio, di dare un'agenda digitale da poter mettere sul web a cui il cittadino, ma ricordiamoci del gap digitale dei nostri anziani, per cui occorre sempre mantenere la comunicazione telefonica, ma comunque possiamo anche farle a patto che io abbia il vaccino. Quindi occorre strutturare non solo a livello normativo e di accordi, ma anche proprio di possibilità di avere il vaccino e di distribuzione, la capacità che sicuramente è estrema dei 46.000 medici di medicina generale di poter aiutare nella prevenzione vaccinale e raggiungere quelle coperture che tutti noi auspichiamo. Grazie mille intanto a lei per la risposta. È interessante anche che in Toscana sia obbligatorio, abbiamo rilevato questo dato, ma è un dato abbastanza isolato quello dell'obbligatorietà dell'adesione. Nel resto delle regioni avviene quasi totalmente su base volontaria, o almeno in una buona parte delle regioni avviene su base volontaria. Per quanto riguarda i pediatri di libera scelta, appunto anche lei ripeterà la stessa domanda, però le chiederei anche una cosa importante: perché in alcune regioni i pediatri di libera scelta, o meglio, in alcune regioni si riesce a garantire la piena adesione dei pediatri di libera scelta e ad altre invece non vengono coinvolti in queste delle regioni? Non la vedo la dottoressa
come se fosse caduta la linea. Non la vedo più la dottoressa Pazzola. Mi sa di sì, che non c'è. Allora andiamo avanti e intanto faccio una seconda domanda più generale alla dottoressa Alti, vista la sua disponibilità. Vi ritrovate quindi in queste difficoltà che sono state segnalate e soprattutto due cose che stanno molto a cuore a Cittadinanza Attiva, visto che noi facciamo della partecipazione civica una delle nostre battaglie, cioè cosa potrebbe fare di più il cittadino per collaborare, sebbene ci siano delle novità previste anche nelle norme ed è prevista questa partecipazione civica. E ancora un'altra cosa, se cosa manca, cosa vedete voi anche per gli aspetti tecnici, cosa manca nei gestionali? Allora, il cittadino può fare tantissimo a patto che gli sia concesso il coinvolgimento, perché in effetti l'empowerment del paziente viene tanto sbandierato, ma poi in realtà a volte è poco praticato. Quindi che cosa può fare? Informarsi, ha il diritto di essere informato, ha il diritto per esempio di aderire alle campagne. Prima si parlava del consenso. Il consenso, se si vede come foglio da firmare, è anche possibile mandarlo una settimana prima dell'appuntamento. Noi per esempio durante la campagna che abbiamo fatto per la vaccinazione esclusiva degli over 80 lo mandavamo al caregiver o ai figli per email, ma in realtà il cittadino va informato ed è questo che lui può fare non solo quando è affetto da una malattia cronica, anzi aderire, ma soprattutto, ripeto, è la parte nostra, la parte del medico di medicina generale che deve intervenire per motivare e anche informare dei diritti, perché un diabetico ha diritto a avere una prevenzione vaccinale che è sicuramente più completa e più estesa rispetto a magari il solito cinquantenne di pari età non affetto da malattia diabetica. Quindi sicuramente il ruolo del cittadino nell'informare e anche nel poter trasmettere l'informazione è importantissimo, soprattutto a livello degli anziani, soprattutto anche a livello proprio di comunicazione e di interazione. I problemi informatici sono estremi, sono a volte, come ha detto giustamente la dottoressa Monreale, incomprensibili nel 2020, però esistono. La possibilità di estrarre facilmente i pazienti affetti da una patologia, fare una lista di pazienti eligibili per quella vaccinazione, farli chiamare, quindi la chiamata attiva, fare il catch-up, andare a riprendere tutti quelli che non hanno aderito la prima volta, implica una capacità non solo digitale ma anche amministrativa, che in questo momento purtroppo a volte la medicina generale non ha, per mancanza di personale e a volte anche non tanto per mancanza di mezzi digitali ma anche di possibilità di conoscenza di questi mezzi, perché io ho abbastanza facilità nell'utilizzo del programma, del software, magari il mio collega un pochino meno, quindi dovremmo riuscire a, come posso dire, fare dei corsi anche di formazione per l'estrazione dei dati stessi, perché non è tutto così intuitivo e facile. Grazie mille, mi sembra una risposta anche molto chiara. Passiamo subito invece allora alla dottoressa Spadea, approfittiamo anche della sua presenza per avere prima di tutto un suo feedback sulla raccomandazione. Nello specifico, una delle cose che veniva suggerita era quella di un pacchetto di formazione di base, un format uguale per tutti, così come è stato fatto sul coronavirus, no? Insomma, una formazione centralizzata fatta come il Covid, secondo lei potrebbe funzionare per migliorare queste performance? Allora, buongiorno a tutti. Sicuramente la formazione, noi lo sentiamo come Società Italiana di Igiene, come proprio il mandato, ed è necessaria. Adesso può essere una formazione centralizzata e la City sicuramente se ne è sempre fatta carico e ancora potrebbe impegnarsi maggiormente nel farsi carico. Però nella mia esperienza personale devo dire che
Se vogliamo raggiungere tutti gli operatori, la formazione non può essere una formazione organizzata in tal senso, perché mi piace più l'idea della formazione a cascata, perché ho verificato nel tempo come in effetti riesca a raggiungere meglio, sia più capillare e soprattutto possiamo avere più consapevolezza del tipo di rispondenza che c'è da parte degli operatori. E la fotografia che Cittadinanza Attiva ha fatto è sicuramente un punto di partenza fondamentale. Intanto mi è dispiaciuto vedere che soltanto 13 regioni sulle 21 hanno collaborato, e questo mi dispiace perché invece di averla colta come un'occasione per avere un quadro chiaro e quindi poter anche immaginare azioni migliorative, è stata, diciamo, persa come occasione. Per quanto riguarda un po' la registrazione che giustamente avete fatto notare all'inizio, ma i centri vaccinali, i dipartimenti di prevenzione stanno diminuendo, che è successo? Beh, perché ci sono molte aziende sanitarie locali che hanno fatto la scelta di inserire il centro vaccinale nel distretto, quindi immaginarlo come un'offerta territoriale, e estrapolandolo quindi dal dipartimento di prevenzione. Queste sono scelte aziendali. L'importante è che il centro vaccinale ci sia e sia garantito. L'importante è la collaborazione che è stata attivata con i medici di medicina generale e con i pediatri. Parlo un po' anche a nome della Regione Lazio, visto che io sono anche nel board strategie vaccinali della Regione Lazio. E abbiamo visto, per esempio, nella nostra regione, che intanto è stata data indicazione chiara, anche in epoca di emergenza Covid, che i centri vaccinali e i consultori familiari erano gli unici servizi che non potevano essere chiusi. E questo ha comportato che gli operatori non sono stati spostati, cosa che ho saputo e ho registrato, è successa in diverse regioni. Sono stati chiusi i centri vaccinali e gli operatori sono stati spostati a fare altro. E questo certo che poi ha dato i suoi effetti. Dalla verifica delle coperture vaccinali aggiornate, che in questo momento ci dà il Ministero della Salute, sono aggiornate a dicembre 2020, vediamo un dato che ci spaventa: la copertura vaccinale per la terza dose di polio a 24 mesi è scesa sotto il 95%. Quando si parla del 95% non è un numero magico. Questo 95 vuol dire che su 100 persone di quella fascia di età, 95 sono state immunizzate e 5 non lo sono state. E quindi questo 95 vuol dire che i 5 sono talmente distanti uno dall'altro che anche dovesse arrivare un caso di polio, molto difficilmente uno di questi 5 potrà incontrare gli altri 4 e infettarli a sua volta. Quindi non è un numero magico, è un numero che statisticamente ci mette al sicuro da possibili epidemie. Allora, aver rilevato un dato che è sceso dopo che stavamo veramente a dati veramente più alti, essere scesi sotto il 95% ci mette in allarme. Per non parlare poi del morbillo, che è sceso al 91%, morbillo, parotite e rosolia. Questo cosa vuol dire? Che appena toglieremo le mascherine, siccome c'è stato un accumulo di suscettibili, io mi aspetto nuovamente una bella epidemia di morbillo. Tra il 2016 e il 2017 abbiamo registrato tantissimi casi e 5 morti in Italia. Mi sembra veramente un numero che nel 2022 non si può proprio più sentire. Ed ecco allora quindi bene la fotografia. Bene voi che abbiate un po' individuato quali sono stati i punti, ma adesso cosa deve far seguito? Deve far seguito una, mi piacerebbe, una verifica delle coperture vaccinali. Adesso tra un po' il Ministero le pubblicherà e vedremo che cosa è successo a dicembre 2021. E con le coperture vaccinali dovremmo essere in grado di fare una valutazione che non è nient'altro che questo. Ci sono regioni, è chiaro che l'avete visto, no? Il quadro non è omogeneo nella regione, ma non è omogeneo nemmeno all'interno di un'azienda sanitaria locale. Però già la prima sgrossata potrebbe esserci. La regione che ha raggiunto una copertura vaccinale maggiore del 95%, quindi diciamo si è messa al riparo, sicuramente ha fatto qualche cosa che la regione che invece sta
mediamente sotto il 95 non ha fatto. Quelle sono le buone pratiche. Allora la proposta che faccio a Cittadinanza Attiva è: a luglio facciamo una nuova fotografia e andiamo a raccogliere e a chiedere. Un po' l'avete raccolto, ma non avete raccolto che cosa è stato fatto effettivamente per prima arrivate al suggerimento, no? L'offerta di prossimità. Vi posso raccontare, per esempio, cosa abbiamo fatto. Io sono il direttore della UOC Vaccinazioni della Roma 1. Bene, che cosa abbiamo fatto nella Roma 1? Abbiamo fatto un accordo, siamo andati nei centri diabetologici e abbiamo detto: ma non può essere che il diabetico, io sono sicura che voi glielo proponete al diabetico, è nel tuo diritto avere tutta una serie di vaccinazioni. Dopodiché quello esce dall'ambulatorio di diabetologia, forse prova anche a telefonare, magari trova il numero occupato, forse prova anche a mandare una mail, non gli si risponde entro 2 ore e il capitolo è accantonato e già si pensa ad altro. E ce lo siamo perso. E quindi qual è stato l'accordo? Semplicemente formazione, approvvigionamento vaccini, frigorifero, e adesso i centri diabetologici della Roma 1, quando il diabetico va e ci va diverse volte nel corso dell'anno, viene vaccinato. Ma era così difficile? Ma ve ne dico un'altra che è partita nella Roma 1. Il centro di terzo livello, dove viene effettuata la conizzazione delle donne che hanno avuto delle forme infezioni da HPV che si sono cronicizzate e quindi hanno dato luogo a un danno cellulare. Quindi che cosa viene fatto? Viene semplicemente asportato, per intenderci, la parte finale del collo dell'utero. Questa è la conizzazione. Bene, io sono sicura che i colleghi del centro di terzo livello dello screening la proponevano la vaccinazione. Sta di fatto che io sono andata a guardare i numeri: dal 1 gennaio del 2018 al 31 luglio del 2021 sono state sottoposte a conizzazione 959 donne. Lo sapete quante se ne sono vaccinate contro papillomavirus? 40. Abbiamo degli studi che ci dicono che se la donna viene vaccinata o 3 mesi prima o al tempo zero della conizzazione non avrà recidive, e quindi io lo consideravo proprio un peccato mortale. Le abbiamo chiamate tutte queste 959, anche perché donne, anche perché la Regione Lazio il 5 maggio ha fatto una bellissima circolare che ha reso gratuita la vaccinazione contro HPV per le donne che sono state sottoposte a trattamento. Ma qual è stata la svolta che abbiamo dato adesso a gennaio? Nel centro di terzo livello, al momento in cui la donna fa il day hospital e sta lì per fare la sua conizzazione, viene vaccinata. Ma sembra la scoperta dell'acqua calda. Eppure, che vantaggio c'è? E questa è l'offerta di prossimità, né più né meno. Grazie a tutti, buongiorno. Ah, ci tenevo a portare i saluti del presidente della City, il dottor Antonio Ferro, e del board vaccini, di cui mi onoro di far parte. Grazie. Grazie mille a lei, grazie sia per la chiarezza che per appunto la trasparenza sulle informazioni che ci ha dato. Ovviamente però la devo anche richiamare, mi ha fregato la seconda domanda, io adesso cosa le chiedo? No, adesso, a parte gli scherzi io ne approfitto per dire due cose. La prima è, mi sembra di comprendere che il problema siano, è quello che lei ci faceva anche vedere, manca uno spirito di accoglienza un po' da parte dei servizi, no? Cioè quello di saper incentivare il cittadino ad aderire a delle cose. Io per esempio faccio l'esempio del Lazio in cui risiedo, mi è arrivata una chiamata per una prestazione preventiva, visto che ho appena superato i 50 anni, e naturalmente morta la lettera, morto tutto, cioè non c'è stato alcunché di successivo a quella lettera. Oltretutto mi fissavo un appuntamento da lì a 5 mesi, quindi con tutti gli sforzi ho dovuto mettere in calendario, insomma, fare una serie di azioni per riuscire a ricordarmi ma giusto perché sono nel luogo in cui sono e lavoro per Cittadinanza Attiva, e quindi ce l'abbiamo qui fissi in mente questa idea della prevenzione. È la prima cosa che mi piaceva sottolineare dal suo discorso. Il secondo invece è darvi una notizia: noi a Bologna a maggio presenteremo una campagna molto importante per noi che si chiama Torniamo alle Cure, in cui appunto sottolineiamo la necessità da un lato alle pubbliche amministrazioni di tornare a offrire possibilità di cura e di prevenzione ai cittadini, finita almeno questa fase enorme dell'emergenza Covid,
Dall'altro chiediamo ai cittadini di imparare a prendersi cura di loro stessi, perché è un'opera che serve non solo a loro, ma serve anche al nostro sistema sanitario nazionale e quindi al benessere collettivo. Sono due aspetti molto importanti. Ma una settimana prima di questo presenteremo, quindi nei primi giorni di maggio, un rapporto che a cui teniamo molto, che è il rapporto nostro sulla tutela, che mette insieme gli aspetti delle richieste principali dei cittadini e anche un nostro studio attento su che cosa sia avvenuto sul territorio, quello che era prima l'osservatorio civico sul federalismo. Quindi sicuramente per maggio forniremo anche una fotografia delle coperture vaccinali, perché è un tema importantissimo quello che lei ci dice, su cui non dobbiamo distrarci, perché appunto far abbassare tanto i livelli di copertura vaccinale vuol dire mettere a rischio il benessere collettivo, la salute collettiva, come ci dovrebbe aver insegnato il Covid, no? Quindi la ringrazio davvero tanto per questo richiamo, perché per noi è molto importante, ma il lavoro anche che lei svolge giornalmente con la City, e appunto ricordiamoci che l'igiene pubblica vuol dire anche prevenire piuttosto che curare, che era un vecchio slogan degli anni '80, ma ogni tanto ci ritorna in mente quando parliamo di questi argomenti. E allora, passiamo all'ultimo dei nostri interlocutori, che è anche uno di quelli fondamentali, cioè il dottor Siddu, che non vedo a schermo, mi auguro che lui ci sia. C'è, abbiamo immediatamente la conferma, ci parliamo tra barbuti oggi. E allora, le faccio subito una prima domanda, le ha sentito tutto, quindi ecco, prima di fare una domanda le chiederei una considerazione generale, visto il ruolo che ricopre, su tutto quello di cui abbiamo parlato ora, a partire dai dati, con le considerazioni anche dei nostri amici medici di base e che curano la prevenzione, cioè gli igienisti. Allora, buongiorno a tutti, porto innanzitutto anche i saluti del mio direttore generale Gianni Vezza, che sostituisco oggi. Sono sempre giorni particolari, c'è sempre il problema della pandemia, anche se è scomparso praticamente dai giornali, dalle news, ovviamente sostituito ovviamente dai fatti della guerra. Ci sono anche tutte le problematiche nuove connesse anche all'evento, diciamo, bellico in Ucraina, e quindi anche tutta la questione dei profughi, e quindi abbiamo emergenza su emergenza. Nonostante tutto, questo incontro e la presentazione di questo documento e di questo importantissimo lavoro è fondamentale anche perché è uno di quei lavori che sottolinea quanto è importante la posizione del cittadino e su cosa deve ruotare la sanità pubblica e tutte le azioni di sanità pubblica nel nostro paese, partire da quelle che sono le esigenze e le criticità anche rilevate dai cittadini e quanto è importante appunto quanto è importante appunto questo tipo di aspetto. Per quanto riguarda, diciamo, in linea generale, questo lavoro ha presentato tutta una serie di criticità, alcune, diciamo, vecchie, alcune anche più recenti, su cui comunque si sta lavorando per risolverle. Cioè sono, diciamo, nell'agenda, diciamo, del lavoro quotidiano sia nostro a livello centrale ma anche delle regioni. Tra i vari aspetti che sono stati sottolineati c'è un aspetto, sicuramente l'aspetto organizzativo e l'aspetto, diciamo, di governance è fondamentale. La cosa che mi ha colpito in particolare e che volevo anche anticipare, che proprio sulla formazione anche la dottoressa Spadea ha un po' anticipato questo argomento, sulla formazione, quello che è il nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale, che al momento è al vaglio delle regioni, poi tornerà a livello centrale al NITAG per una valutazione e poi per una pubblicazione, quindi la pubblicazione del nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale con relativo nuovo calendario, all'interno dedicato ampio spazio alla formazione a tutti i livelli e per tutti gli operatori impegnati a livello nei servizi vaccinali e nel sistema vaccinale in linea generale. Altro aspetto fondamentale è quello dell'informatizzazione. Si sta lavorando tantissimo per migliorare quella che è l'anagrafe vaccinale nazionale. L'anagrafe vaccinale nazionale ha fatto dei passi da gigante, ci sono ancora delle criticità che sono ancora legate
ancora a un necessario miglioramento di quelle che sono le anagrafi vaccinali regionali e le funzionalità delle stesse, in modo tale che i flussi che arrivano dalle regioni siano il più completi possibili. Grazie anche ai fondi del... chiedo scusa che tolgo... PNRR. Il PNRR sicuramente si prospetta anche un'ulteriore implementazione, soprattutto a livello di fascicolo sanitario elettronico. Ci vorranno un po' di anni. Al momento quello che stiamo facendo è quello di cercare di finire l'implementazione dell'anagrafe vaccinale nazionale, in modo tale anche da avere delle coperture anche un po' più tempestivamente, diciamo, anche con tempistiche migliori, nel senso che noi ogni anno pubblichiamo le coperture a 24 mesi delle vecchie corti, però grazie all'anagrafe vaccinale potremo anche andare a valutare le coperture anche dell'anno precedente o anche addirittura semestre per semestre, in modo tale anche da agire tempestivamente in caso di criticità. Allora, sì, no, la ringrazio, anche su questo è stato molto chiaro, ho anticipato alcune delle mie domande, in particolare sul nuovo piano nazionale della prevenzione, perché uno dei temi che sta a cuore, come ha sentito, è quello appunto della partecipazione dei cittadini. Volevamo capire se ci fossero delle novità introdotte nel piano proprio per incentivare questa partecipazione non solo civica ma di tutti gli operatori, abbiamo visto che il ruolo di ciascuno dei professionisti è fondamentale per raggiungere degli obiettivi comuni. E un'ultima domanda è relativa invece ad un problema di frammentazione immensa dei dati, che so appunto con cui ha combattuto anche Rezza attivamente, perché siamo entrambi nella società sui big data in health. Come si sta agendo per ottenere questa diciamo omogeneizzazione dei sistemi, omogeneizzazione e interoperabilità dei dati, mi perdoni, anche alla luce di quanto ha deciso l'Unione Europea a luglio di quest'anno? Allora, per quanto riguarda la questione dei dati, abbiamo necessità di aggiornare tutti i nostri sistemi informativi, aggiornare tantissimo anche il sistema anche di sorveglianza delle malattie infettive, oltre anche quello delle coperture. Ci sono sempre state delle problematiche comunque relative alla privacy, abbiamo grosse difficoltà dal punto di vista dei sistemi informativi proprio in questo senso. In realtà col Covid non abbiamo avuto questi problemi perché eravamo in una situazione di emergenza, però in una situazione di non emergenza è sempre molto difficile adeguare i sistemi informativi in modo tale che siano, diciamo, in linea con quelle che sono le indicazioni per quanto riguarda la privacy. Però ovviamente è fondamentale, ad esempio per quanto riguarda la sorveglianza delle malattie infettive, sarebbe utile un sistema che magari è quello già utilizzato da AIFA, per esempio per la farmacovigilanza o per la vaccinovigilanza, cioè un sistema regionale più strutturato in cui tutte le segnalazioni, diciamo, vengono convogliate in un unico sistema, in modo tale che noi abbiamo a disposizione i dati di ogni singola malattia infettiva e anche le segnalazioni di ogni singola malattia infettiva in tempo reale. Però su questo si sta lavorando tantissimo, si sta lavorando anche un sistema analogo a quello che è l'anagrafe vaccinale nazionale, però un sistema appunto sulla sorveglianza delle malattie infettive, un sistema che viene chiamato PREMAL, e anche questo, grazie fondamentalmente anche ai fondi del PNRR, sicuramente avrà un'implementazione nei prossimi mesi. Per quanto riguarda l'altro aspetto che poi... L'altro aspetto è quello appunto di interoperabilità dei dati di cui parlavamo, cioè come... Sì. Quali sono le azioni che state mettendo in campo? Anche perché ricordo a tutti che a luglio del 2021 anche su questo l'Unione Europea si è espressa dando delle indicazioni chiare sull'inserimento dei dati, gli standard internazionali da adottare, eccetera. Sì, anche su questo appunto si sta lavorando proprio anche grazie ai fondi del PNRR, e penso che nei prossimi mesi ci sarà un po' di rivoluzione appunto dal punto di vista di interoperabilità di tutti i dati sanitari.
C'è anche un altro problema fondamentale che è quello che mi ha colpito tantissimo, perché è una delle problematiche, delle criticità che abbiamo avuto in fase anche di vaccinazione Covid, ed è anche uno di quegli aspetti su cui il nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale si concentrerà, che sono le cosiddette categorie a rischio. È importante che a livello dei sistemi regionali ci sia una classificazione migliore di quelli che possono essere gli assistiti con determinate patologie, e in modo tale da dare la possibilità alle ASL, ma anche ai medici di base, anche ai pediatri, di avere un sistema che permette di raggiungere, a seconda della categoria di rischio, il cittadino e offrirgli attivamente la prestazione. In questo caso può essere, ovviamente stiamo parlando di vaccinazioni, si parla di vaccinazioni. Certo. E infatti anche su questo lì prevedo molta più difficoltà per quanto riguarda sempre la questione della privacy, però sono tutte questioni risolvibili, perché fortunatamente è vero che siamo nel 2020 e ancora non abbiamo risolto alcune cose, però siamo anche nel 2020 e diciamo lo sviluppo dei sistemi informativi è sempre migliore, e anche ci sono le possibilità appunto per stare anche dentro le regole della privacy. Grazie, mi sarebbe piaciuto a questo punto poter parlare anche con dei rappresentanti assessori regionali, perché sono poi il convitato di pietra in questa discussione. Purtroppo però oggi c'era la conferenza delle regioni e sono stati chiamati proprio nello stesso orario del nostro evento, e non so, per nostra sfortuna, scegliamo sempre degli orari un pochino sbagliati, perché ci sono dei dati che appunto anche lei ci metteva in evidenza, che poi dipendono di fatto dalla regione, visto il nostro sistema istituzionale, come per esempio ricordo sempre Assessore Lopalco che mi raccontava come ad inizio, quando lui si è insediato in Puglia, riceveva i dati delle vaccinazioni effettuate o degli infetti, ancora maggior ragione, quindi dei deceduti, su dei foglietti via fax, su dei file Excel stampati e poi mandati via fax. Quindi ci sono delle evidenti carenze infrastrutturali su cui speriamo che le regioni vogliano recuperare il tempo perso, perché nel frattempo nel nord Europa si va verso i data lake, si va verso i wallet della salute, cioè ci sono dei progetti molto più avanzati, e diciamo che stiamo facendo una rincorsa. Speriamo che il PNRR ci dia la possibilità di implementare bene tutte le possibilità previste dalle nuove tecnologie. Su questo le do perfettamente ragione. E approfitto solo del ritorno della dottoressa Alti per porre anche a lei una domanda importante sulle coperture appunto vaccinali nell'età pediatrica. La dottoressa Alti c'è? No, mi sa che avesse delle emergenze in ospedale, ovviamente scusabili, visto che è in servizio, quindi comprendiamo. Ma tu dici la Bozzola che... La Bozzola, sì, io chiedo scusa, sto facendo sempre io confusione. E allora, direi a questo punto di avviarci verso le conclusioni, perché gli aspetti li abbiamo toccati tutti. Le conclusioni che lasciamo a Valeria Fava, ovviamente anche se Valeria vuole fare delle domande direttamente ai nostri interlocutori, sono più che benvenuti. Grazie. No, intanto grazie, perché è stata davvero una discussione molto molto stimolante. Grazie a Maria Eugenia che ha davvero raccontato in modo molto appassionato questo lavoro che ci ha accompagnato per circa un anno, e grazie ai compagni di viaggio che ha citato all'inizio, perché sono stati davvero tanti e molto collaborativi, le società scientifiche, le associazioni e devo dire anche l'istituzione. Io ringrazio in particolare anche il dottor Siddu, che davvero si è messo molto a disposizione. Questo in qualche modo un po' ha compensato questa, di cui ci dispiace, insomma, segnalare la carenza, no, della nostra partecipazione all'interno del tavolo del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, perché chiaramente parliamo di vaccinazioni a soggetti sani, i cittadini mi sembrerebbero essere comunque, come dire, soggetti di elezione, no? Però devo dire che la collaborazione con il dottor Siddu è stata davvero molto molto proficua. Ringrazio anche i nostri compagni di viaggio, dei partner che hanno sostenuto questa iniziativa, li cito, sono GSK, MSD e Sanofi. Abbiamo un lungo viaggio, questa carta della qualità rappresenta degli standard che non solamente noi cittadini, ma insieme, no, alle persone esperte che ci hanno accompagnato in questo viaggio, rappresentano un po', come dire,
un rilancio, un avvio di quello che appunto il percorso della vaccinazione dovrebbe prendere nel nostro paese. È un sistema complesso quella della prevenzione della vaccinazione che coinvolge tutti, e proprio per questo le raccomandazioni hanno visto i vari interlocutori, no? Ai vari interlocutori indirizzare le varie raccomandazioni, ognuno con la propria responsabilità. Penso che abbiamo di fronte delle sfide importanti, abbiamo di fronte anche delle opportunità che appunto, come sono state citate, quelle del PNRR, che dovranno incidere pesantemente sul tema della digitalizzazione, che ritengo sia uno dei temi più importanti. L'esempio della dottoressa Spadea, della capacità di poter recuperare quelle donne e poterle vaccinare nell'immediato, è possibile solo nel momento in cui i sistemi dialogano tra di loro, altrimenti com'è possibile fare questo? Penso che sia un passaggio fondamentale, rendere interoperabili le piattaforme diciamo di dati, di informazioni, per fare in modo che ci sia una reale presa in carico e tempestiva anche delle donne. Abbiamo tanto da fare anche sul tema della semplificazione, perché semplificazione è accesso per noi, no? Sembra un piccolo puntino quello di dire apriamo al sabato, apriamo nel pomeriggio, ma dobbiamo trovare tutte le soluzioni affinché davvero nelle cose concrete, nelle cose di tutti i giorni si riesca a facilitare l'accesso alle persone. Si devono coinvolgere tutti gli attori con cui il cittadino si confronta ogni giorno: i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta hanno un ruolo molto molto importante, fondamentale nel loro ruolo proprio di prossimità, di dialogo, ed è importante che quindi diciamo si formalizzi senz'altro il loro impegno anche all'interno degli accordi integrativi regionali, ma che ci sia anche, come dire, una volontà di farlo. La chiamata attiva, la medicina d'iniziativa, l'andare incontro al cittadino è una prassi che senz'altro deve essere portata avanti, così come il ruolo del cittadino. Ormai l'informazione c'è, deve essere senz'altro implementata, come ha ben descritto Maria Eugenia. Però è chiaro che anche il cittadino ha un ruolo importante in questo, e quindi è bene che esso stesso salvaguardi la propria salute, ma perché in un contesto di collettività. Quindi io ringrazio ancora tutti voi e davvero per gli spunti stimolanti. Non finiremo qui, perché proseguiremo la nostra attività con delle iniziative regionali che vorranno sia diffondere l'informazione, come sempre facciamo, ma anche provare a disseminare la carta e quindi a lavorare sui territori. Saranno degli incontri regionali, cercheremo di coinvolgere almeno questa volta i livelli regionali, perché chiaramente è lì che si gioca una partita molto importante, e proviamo insomma a continuare questo bel lavoro insieme. Grazie. Grazie Valeria, grazie a tutti voi, ringrazio anche io il dottor Siddu, soprattutto perché ha una bellissima barba come la mia e anche un cognome meraviglioso di origine sarda, strane coincidenze. No, ci tenevo però a dirvi anche questo, tornando un attimo di serietà, noi non ce ne siamo dimenticati del conflitto in corso, ci abbiamo tenuto a fare questo evento perché è importante secondo noi comunque continuare a combattere, una brutta parola, continuare ad impegnarsi perché quello che non va nel nostro paese migliori, però il nostro pensiero è ovviamente per gli amici dell'Ucraina, e su questo vi invitiamo anche a guardare la campagna che stiamo portando avanti anche insieme a Vita, che si chiama Un abbraccio per la pace, una cosa molto simbolica che vorrebbe far incontrare i cittadini russi e ucraini in abbracci simbolici ripresi nelle varie località d'Italia. In alcune regioni stiamo anche attivando sportelli specifici per dare accoglienza ai cittadini che stanno fuggendo da un teatro di guerra, e ad attivarci per questo. Però diamo anche un senso alle cose che abbiamo detto oggi e facciamoci complimenti, perché molte regioni italiane l'accoglienza per i profughi è avvenuta anche con un'operazione di prevenzione, cioè quella dell'inoculazione del vaccino, che non è mai secondaria, soprattutto per chi viene da paesi in cui questo non era obbligatorio ed erano di fatto a rischio di insorgenza del virus. Vi ringrazio tutti per l'attenzione e perché vi siete messi a disposizione di questo tema oggi e di questa discussione, perché per noi la prevenzione è davvero una cosa molto importante. Continuiamo a difenderla anche quando abbiamo avuto ondate di accuse su tutti i social di essere appunto venduti alle multinazionali che fanno prevenzione. Continueremo a essere venduti in questo modo, perché ci piace invece battagliare sulla prevenzione, perché crediamo che sia una cosa di cui noi dei paesi che hanno
un livello di ricchezza tale da potersi permettere di puntare attivamente sulla prevenzione, sia giusto continuare a farlo e impegnarsi perché diventi sempre più centrale. Grazie di nuovo a tutti quanti e una buona giornata e buon lavoro. Arrivederci. Grazie a tutti.